Il mukbang ci sarà, non vi preoccupare. È che se non vi facevo vedere una roba del genere, nessuno ci avrebbe creduto. Ecco, tutto è finito così. Cioè, non vi faccio vedere il sotto, ma sono annegata. Avevo già preparato per fare il mukbang dei miei canederli. Mo' vi lascio un attimo, per voi sarà un secondo, e poi perché c'è, non so se si vede. Ecco, come capite, mi devo andare a cambiare e asciugare e lavare. A dopo. Ma signor pietà, partio? Sì. Eccomi qua, cambiata, asciugata, sistemata. C'ho le luci nuove, però non so a che livello bisogna metterle. Mo' facciamo le prove, voi mi dite sotto se si vede bene o male. Perché allora c'è, oddio no, aspettate, questa, cioè c'è il telecomandino, no? Oh, costa 19 euro, ma sono buone, così, 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 così troppo. Così, veramente la Barbara d'Urso, no? Poi la puoi fare così. Anche così però è carina, no? Non so quale va meglio, ditemi voi, io la lascerei quasi quasi. Così, un po' più bassa magari. Così, ditemi voi se vedete bene perché è la prima volta che le uso. Eccomi, dottor Nozzi. Lì c'è il lapo che sta dormendo così, seduto. Facciamo fotocopertine, un video così, ragazzi. Guardate, lasciate perdere. Fotocopertine, cosa possiamo fare con la fotocopertina? Sono stravolta. Ah, ecco che c'è la fame nel mondo. Ah. Ecco. Allora. Ho detto. Metto sui canederli. Siccome che ci vuole un quarto d'ora, 10 minuti perché si cucinino, ci ha voluto un po' di più perché erano del congelatore perché li avevo congelati. Perciò ho detto un 20-25 minuti vanno, l'ho messi al minimo. Buon appetito. L'ho messi al minimo e ho detto, vabbè, porto il lapo al parco a fare i suoi bisogni, intanto loro vanno, quando torno ho già tutto pronto e faccio il mukbang. Dai, amore, sono partita. Aspetta che scuota la linguetta. Ecco, gialluta, buono, buono, amore. Ho detto, vabbè, sono andata. Allora, di fronte ormai hanno visto in tanti che c'ho dove si gioca a calcio e a tennis. C'è una strada di qua e una strada di là che c'è che va nella ciclabile, no? Che allora qua c'è il campo da tennis, di qua e di qua ci sono due strade che si congiungono nel sottopassaggio e vai nella ciclabile dove vado io col cane la sera. Ok, siccome che c'era Brittany, che è la cagnolina che gli piace a lui, sono andata dall'altra parte. Perché quando la vede fa il macello. Ok, allora ho detto andiamo dall'altra parte.
Era già buio, perché è buio. Sono le 9:30. Stavano giocando a tennis. Credevo, avevano praticamente finito. Vado giù per sta stradina che quando ci sono le luci del tennis o del calcio è illuminata do giorno sta stradina. Bene. Aspettate, eh. No, me l'ha portata a casa mio figlio questo dalle macchinette. Perché non avevo voglia di bere acqua. E gli ho detto, portami a casa una lattina. Che ci sono le macchinette dove vai in palestra, no? Cin. Praticamente vado giù. Quando sono giù, in fondo, vado una ciclabile, lì c'è un pezzo di prato dove trovi anche, non li trovi mai perché io li porto da casa, i sacchettini per tirare su gli escrementi, le feci, no? Poi io c'ho sempre dietro i miei. Fai i suoi bisogni. Finiscono di giocare a tennis, spengono le luci di dove giocano, perciò io rimango al buio completo. Fortunatamente un po' di luna ancora, si vedeva abbastanza, dai. Era buio, però si vedeva abbastanza. Ma secondo voi, io no? Da fantoziana. Poteva andarmi bene? Non doveva succedermi niente secondo voi? Bene. Oltre ad aver spento le luci, hanno acceso le ventole dell'acqua per bagnare il campo da tennis e il pezzo di prato dove vanno a sedersi le persone per guardare. Faccio io, mi sono trovata a tornare indietro per la stradina con le ventole dell'acqua che andavano. Io che dovevo camminarci in mezzo perché tu, sono quelle ventole grandi, non gran piccole, capito? Praticamente mi sono trovata a camminare che sembrava il diluvio universale che piovesse. Ok? Mi sono annegata, cioè avevo l'acqua che mi scendeva giù dappertutto, facevo così almeno negli occhi il trucco colato, un freddo della Madonna perché ero andata via con la canottiera, no? Pantaloni e canottiera, quella lì rosa, no? In più, voi dovete capire che quella che buttano non è acqua, quella che ci laviamo, è l'acqua che tirano su dal lago, ok? Perciò è acqua pure sporca. Dove ci vanno i pesci, dove ci... Ecco. Sono arrivato a casa, mio figlio amorosa mi ha guardato, mi ha fatto la foto, mi ha detto ma che cacchio ti è successo? Hanno riso un quarto d'ora, giustamente. Io ormai sono, come sentite anche dalla voce, sono senza parole perché dico non è possibile.
Penso che non sia concepibile una sfiga del genere. Non è concepibile una sfiga del genere. Dopo mi devo fare la doccia. Adesso mi sono asciugata. Però, perché ormai avevo i cani lì appena fatti. Ho detto il tempo che mi faccio la doccia, mi asciugo i capelli, vengono le 11. Perciò vengono freddi, devo riscaldarli, perciò ho detto vabbè, mi do un'asciugata così faccio il video dopo. E dopo mi faccio la doccia perché, ripeto, è l'acqua del lago, non è l'acqua. Io non c'ho parole, guardate veramente, io dovunque vado. Ecco, adesso cominciano pure i becconi. Vabbè, comunque i canederli sono venuti in abbondanza. Guarda, c'è il pepe. Andiamo via. La ricetta l'avete già vista perché l'ho già messa fuori. Basta, seduto, hai già mangiato e ti ho pure dato la scatoletta stasera. Lasciami stare che sono stravolta. Fateli perché sono buonissimi. Io ne ho ancora anche in freezer perché ne ho fatti, non mi ricordo se 20-22. Ne avevo già cotti nella video ricetta. Ne avevo già cotti, però dopo Giovanni mi ha detto io i canedo, i canedo. E l'ho dati a lui. Io no, le ho assaggiato mezzo, uno, mi ricordo, ho detto vabbè, metto in freezer e dopo li tiro fuori quando faccio il video. Buonissime, brava. Quello che vi ho messo nel video, no? Che è il barattolo, quello per le proteine che usa mio figlio per farsi shaker lì di proteine. Siccome che ha cambiato marca, no? E nella marca che ha cambiato, gli avevano dato dei shaker nuovi. Forse quelli lì vecchi mi aveva detto, io ne tengo due, gli altri se vuoi te, se no li butto via. Io ho detto no. È un peccato, ho detto, ci metto dentro tipo qualcosa che mi serve. Difatti ne avevo tenuti due. Uno ci avevo messo dentro la farina bianca e uno ci avevo messo dentro il pan grattato. L'altro giorno hanno spostato tutta la roba di là perché non è voluto farsi un armadietto tutto suo con dentro le sue proteine, la sua roba che mangia lui, le gallette, tutte queste robe qua. La sua morosa non sapeva che dentro lì c'era il pan grattato. Nel tirare tutto fuori, mi ha messo sullo shaker dove Giovanni aveva dentro. È un prodotto, vabbè, chi fa palestra lo sa, è un prodotto che fanno i cheesecake, sono quelli lì tipo omelette che vengono un po' alti. È il gusto cookie, che basta mettere il giallo del bianco dell'uovo, un po' di latte e fai sti affari qua che la mattina mangiano quelli, no? Perciò io
Ho tirato fuori sto baratro, pensavo che fosse pangrattato, ma non è stata colpa mia stavolta. Pensavo fosse pangrattato. Invece era sta sboba qua per fare le proteine, lì per fare i sti bibitoni qua, sti cheesecake, non mi ricordo come si chiamano. Avevo detto, perché li ho messi via in freezer sotto, perché non si appiccicano alla scodella, la mettono in freezer, ci va un po' di pangrattato, no? Perché altrimenti si attaccano e non li staccate più. Perciò ho detto metto un po' di quello lì. Perciò io, finché fosse pangrattato, butto così. Dopo ho visto che c'erano, allora questo è pepe, però c'erano tutti i pezzettini neri così, no? Ho detto che cacchio è sta roba qua, ho detto, c'è dentro il vermetti, c'è dentro qualcosa, no? E guardo, apro il barattolo ed era quello al gusto oreo, no? Che sono, ma non mi ricordo come si fa, sono cheesecake. Sapete che non mi ricordo, sono tipo omelette, però vengono alte così. È una polvere apposta che c'è dentro un pezzettino di cioccolato per far sto qua. E anche lì fortunatamente me ne sono accorta, altrimenti avrei messo i canedali in cima alla farina per fare quelle proteine dentro, praticamente. Buoni. Ripeto, fateli perché non costano tanto. E poi avete visto che io con quella roba lì me ne sono usciti 20, 22, non mi ricordo. Quando li facevo con mia mamma ne facevamo sempre una sessantina così e poi li mettevamo nelle vaschette in freezer. Quando non sapevi che far da mangiare tiravi fuori 6, perché solitamente li facevamo più grandi, questi li ho fatti piccolini, se no invece mia mamma aveva il vizio, li faceva proprio perché andrebbero fatti grandi così, ecco, io invece mi piace di più farli più piccoli, ma ne tiravi fuori 6, 2 a testa e avevi mangiato, no? E facevamo le vaschette da 6, ma sono veramente buoni, poi li puoi fare anche col burro fuso, tipo burro e salvia, come gli gnocchi, e sono buonissimi, anche con ragù, ma qua li trovi dappertutto, in tutte le salse li trovi. È un piatto povero, una volta era povero, adesso è un piatto ricco perché ci mettono la luganega, ci mettono lo speck, la mortadella, ci metti tutto quello che vuoi, no? Ma una volta lo facevano col pane, difatti si chiamavano panederli, no? Perché lo facevano appunto col pane, perché era un piatto povero, no? Solamente alla domenica li facevano con dentro la lucanica trentina o lo speck trentino, ecco, ma la domenica, ma non sempre. Invece adesso, giustamente, non li fanno più solo col pane, ci mettono dentro l'acqua qualunque, anche fuori. Li puoi mettere dentro quello che vuoi, eh. È logico che lo speck è molto saporito, la ricetta tradizionale andrebbe lo speck o anche la lucanica trentina. Però gli puoi mettere dentro quello che vuoi, anche formaggio. Ci sono fatti anche, invece di metterci dentro i salumi, gli metti il formaggio, ma è buono in tutte le salse. Vabbè, ragazzi, io quello che volevo raccontarvi, la mia disavventura di oggi, ve l'ho raccontata. E questo video lo carico domani, che è il 16. E volevo cogliere l'occasione, 2 minuti, non ho fatto i saluti, aspettate, aspetta amore.
Vedete che dovrei farli all'inizio, ma con quello che mi è successo oggi, veramente. Allora, faccio i saluti, cambio occhiali, cambio di rotta. Ok. Allora, saluto. Cristina Bazzi, Antonella Camarrota, Anna Capu, Gabriele Marfia, Fabiana. Fabiana, volevo un saluto a Fabiana, un bacio che mi ha scritto sotto che ha un periodo che è moralmente a terra e i miei video gli fanno fare una risata, è l'acqua che beve, perciò un bacio particolare a Fabiana. Simona Bonucci da Civitavecchia, Sara, Noemi, Ilaria, Giusi, San Filippo. Allora, Sara, Noemi e Ilaria sono le figlie di Giuse e San Filippo, tutte e tre che mi seguono. Un bacio alle figlie. Ultrasonico para boh, Sole del Sud e Michele Camilloni. Questi tutti i saluti che devo fare. Poi ci tenevo, se vi fa piacere, di iscrivervi a un canale che io seguo di un ragazzo, un uomo che fa dei mukbang molto carini e poi racconta anche lui le sue storie, abita in Germania e si chiama Paolo Channel, il suo canale. Mi piacerebbe che crescesse un po' il suo canale perché lo merita, secondo me, è una persona veramente carina e è una brava persona, ecco, perciò iscrivetevi a Paolo Channel. Che devo fare anche una cosina con lui di domande e risposte, la farò magari settimana prossima. Ok, detto questo, volevo rubare 2 minuti per fare degli auguri di compleanno, visto che andrà fuori il 16 questo, che è domani. Buon compleanno, mamma. Mi manchi più dell'aria e ti penso tutti i giorni. Ecco. Domani, anzi oggi, perché voi lo vedete oggi, sarebbe stato il compleanno di mia mamma, avrebbe compiuto 79 anni e lei ci teneva molto al compleanno, tant'è che io non è che ci tengo più di tanto, gli facevo tutti gli anni, quando dormiva di notte, i festoni, glielo attaccavo in cucina con gli auguri, gli facevamo trovare il regalo, gli compravo la torta, così lei ci teneva molto a queste cose qua, e questo è il mio primo, è il suo primo compleanno che io passo senza di lei, perché l'ho sempre passato anche quando non abitavamo assieme, l'ho sempre passato assieme a lei. Ed è il mio primo no, il suo primo compleanno che lo passo senza. E perciò niente, rubavo 2 minuti di questo video e per rendervi partecipi anche voi e fargli auguri alla mia mamma, dovunque sia, che sicuramente spero che sia insieme al mio papà. Ecco, e basta, fargli gli auguri e dirgli che mi manca più dell'aria. Ecco, che è dura, però so che tante persone mi scrivono che magari hanno la mamma che sta andando in cielo, o che stanno passando periodi così, magari mi chiedono: ma tu come fai a essere sempre così? No, no, non sono sempre così, perché pure io, fidatevi, c'ho gli alti e i bassi pure io. Io fortunatamente c'ho un carattere allegro che mi piace ridere, scherzare e lasciare fuori le mie pene e le mie magagne e come sto, mi piace lasciarlo fuori da YouTube, no? Però fidatevi che pure io ho i miei giorni negativi, i miei momenti, anche perché io ero abituata che abitavo con mia mamma da 5 anni, mangiavo con lei, e specialmente la sera è il momento che mi manca proprio di più, il nostro farci da mangiare assieme, parlare. O quando magari che ero. Mi succedeva qualcosa, ero giù di morale o ero arrabbiata per qualcosa, andare in camera sua, sedermi in fondo al letto e star lì a sfogarmi un po' con lei a parlare. Mi mancano terribilmente queste cose perché sono cose che poi ti fanno sentire sola, 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 per questo che faccio i mukbang, vi ho detto tante volte. Perché
mi fa sentire meno sola, ecco, diciamo così, e star con voi passo anche il tempo, perché è dura, è veramente dura, però bisogna andare avanti, è sempre quel sorriso e mai arrendersi per chi è giù di morale, per chi sta male e basta. E basta quel pippone. Ok. Niente, io vi saluto, vi ringrazio, se vi è piaciuto il video mettete un like, anche solamente per la mia sfiga, perché tanto non volevo farmi vedere in quelle condizioni, però ho detto se gliela racconto, non me lo crederanno, diranno che le racconto bugie. Ho detto devo fare il pezzo in quelle condizioni che sono tornata a casa, altrimenti chi è che mi crede? Nessuno. Cioè, perché diranno veramente che sono sfigata, lo sono, no, è vero. Vabbè, fica su queste cose qua, chi se ne frega, ci facciamo anche una risata. Ciao ragazzi. Aspettate. Alla mia mamma. Buon compleanno. Vi saluto tra 3, 2, 1.